Dovremmo prendere un'altra Ciao telefonata, Enzo, sì. Mimo Marzullo. Ciao, ciao Mimo, ciao. Ciao Mimo. Saluto a Nino Ciao Moretti. Mimo. Presidente Xender, ricordiamolo, l'abbiamo avuto No, anche lascia ospite. stare Xender, Vabbè, parliamo del insomma, Barrio adesso, io parlo solo del Bari. da tifoso, Voi dai. ricordate quello che avete detto poco fa, l'infanzia Certo. del calcio dei nostri tempi, quando c'era lo Stadio della Sì. Vittoria? Io volevo solo dirti una cosa, io ricordo benissimo all'età di 5 anni, prima si entrava così liberamente, poi passarono all'altezza di 1 metro per entrare nello Famosa linea stadio, chi rossa. era superiore al metro doveva pagare il biglietto. Sì. Ricordo i tempi dello Stadio della Vittoria. Niente, io volevo solo dirvi questo, e effettivamente è così purtroppo, premesso a prescindere da tutto il discorso di Sky, delle TV, a pagamento, Sì. quello che è, però come ha detto Nino Moretti, concordo con lui, manca la provincia e quello che veramente a noi manca è la provincia che non scende più per a vedere la nostra squadra. Beh, considera che quella della provincia, oltre al prezzo del biglietto, comunque il viaggio, la benzina e Devono altre cose, sobbarcarsi altre comunque spese. ogni trasferta può costare minimo 30 euro a persona se va in curva, insomma. Quindi, Ma ragazzi, sono la crisi riguarda anche i tifosi, non esatto. perdiamo tempo, riguarda anche i tifosi, ci sono famiglie in grave difficoltà, in grave Io sono difficoltà. convinto anche se abbassano il biglietto a 10 euro, sono convinto che Però questo sarebbe mio, però sarebbe un affronto e Ma comunque un torto agli no, abbonati. non si può Io fare credo che perché gli oggi il discorso abbonati hanno lo puoi fare pagato quella giornata. soltanto per i ragazzi, lo puoi fare, cioè Sì. stabilire che Ma ti posso degli dire che i ragazzi ne abbonamenti. vanno adesso, l'entusiasmo tra i ragazzi è rinato, anche io conosco, sai benissimo che io vivo tra i ragazzi, no? Vedo tanti ragazzi che non andavano allo stadio, prima proprio non gliene fregava nulla del Bari, adesso invece la domenica, pur di andare a far purcacciara con gli amici in curva, vanno, e anche le ragazzine, le donne, c'è parecchia parte femminile, che prima, Partecipazione. esatto, perché prima non c'erano. Sì, c'erano le donne chiaramente, ma adesso se vai in curva vedrai, sono parecchie, incominciate dalle mie due figlie che vanno in curva della partita. Non so se possiamo prendere una telefonata, dobbiamo andare in fascia pubblicitaria 080 501 9998. Pubblicità nella seconda parte, l'intervista a Rivas, a fra poco. Virtus Calcio Bari 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Stiamo parlando ovviamente dello stadio mezzo vuoto, nonostante il Bari stia giocando un campionato che, fra virgolette, rischia di passare alla storia del club biancorosso. Arrivano gli SMS, la colpa è di Tim Burton, scrive un amico. E poi, ma quanto tempo resterà fermo Salvatore Masiello? Pare 6 settimane almeno, ma a questo punto, essendoci la sosta, mi avviso, lo rivedremo nel 2010. Anche se mi auguro una guarigione più veloce. Allo stadio più gente e meno gufi, scrive Angelo 85. L'assenza dei tifosi è dovuta a stadi non adatti, aggiunge un altro. Io sono d'accordo con questo amico. Signor Moretti sta sbagliando. Da 15 anni sempre abbonato indipendentemente dalla categoria e dalla campagna acquisti, dice il nostro amico, e come me tanti altri. Beh, Nino Moretti è un esempio che, come dire, ah, questo è di Nino Cattaro, forse per questo ti sta. Però Nino Cattaro parliamo già di Bari, siamo lì, insomma. A noi caso non ci va nessuno, sta. Con Suazo e Cerci andiamo in Europa, scrive Beppe. Per Moretti, contro chi giocate la prossima partita? Vogliono essere informati. È possibile avere un numero di telefono per contattarvi? Vabbè, poi chiamate Telebari In dopo, alla fine, e poi in privato. privato si può fare, dai. Allora, facciamo così. Dopo torniamo a parlare di aspetti legati al tifo. No, lo dobbiamo fare subito perché c'è un amico in linea. Pronto? Buongiorno, sono Francesco Mangiatordi, vorrei sottolinearvi un aspetto. Ciao Francesco, sì. Io mi soffermerei un attimo sull'aspetto del servizio che viene proposto al tifoso. Io Sì. parlo da un punto di vista del tifoso pagante, per Sì. cui non ho mangiato e niente. Io ho difficoltà spesso a parcheggiare, questo lo dico perché potrebbero essere uno dei tre motivi per cui molta gente è un Ragione. po' sconfortata dall'andare allo stadio. Non sei l'unico a lamentarsi di Ha questa ragione. Trovo difficoltà a parcheggiare lo stadio e parlo di zone di tribuno, dove Sì. ci sono zone antistanti riservate, Sì. ampiamente riservate. Sono l'unico a pagare il rattino quando dietro di me altri durante il mio pagamento passano indisturbati. Paradossalmente io non trovo posto e spesso devo parcheggiare lontano. Salgo, arrivo nelle tribune dove mi aspetterei di trovare il mio posto e devo sempre battagliare per trovare il mio posto riservato. E dico questo perché magari la società potrebbe essere stimolata a chiedersi anche perché non viene gente e magari fare anche qualche aspetto per migliorare il servizio. Uno steward che ti accompagna al posto e garantisca un po'
la tutela del numero, del rispetto dei posti, semplicemente questo. Poi, chiaro, tutti i motivi che sono stati detti inevitabilmente sono validi. C'è del vero anche, sì, in quelle altre cose, sì. C'è questo una serie di motivi, però questo aggiungi... riflettere un attimo su questo aspetto. Tu aggiungi un elemento nuovo che non è stato considerato da nessuno, ma indubbiamente non sei il primo a sollevare una questione di, come dire... comodità, cioè io vado allo stadio, non riesco a parcheggiare. Sì, c'è un problema di servizi, effettivamente. Ribadisco, il mio è l'aspetto di un tifoso pagante, per cui si aspetta una contropartita di un servizio ampio. Immagina un po' quando arriveranno Juventus, Milan, Inter. Cosa sarà? È anche esagerato il costo del parcheggio. Quanto costa il parcheggio? 2 euro, mi sembra esagerato, perché prima parlavamo di poter di attirare la gente. Chi ha speso 18 euro per un biglietto? Io credo che i parcheggi siano gestiti dall'AMTAB, non vorrei sbagliarmi, ma sono gestiti dall'AMTAB, quindi magari questa è una questione che potremmo anche girare a Di Matteo o altri dirigenti. Io faccio una domanda, sono parcheggi custoditi? Punto interrogativo. Sono custoditi? Non lo so. Non lo so, io sono nello stadio, non so punto, cosa succede. Anche io sono nello stadio, però. Vabbè. Rivas, andiamo su Rivas, poi torniamo alle telefonate. Rivas, in quali condizioni sei tornato? No, sono tornato meglio, certamente. Mi sento giorno tra giorno, mi sento meglio, sto iniziando a lavorare, quindi spero tra poco a riniziare. A quali tipo di cure ti sei sottoposto a Forlì? No, sono stato lì un po' di cure, diverse cure, un po' anche di acupuntura, quindi sono stato lì a vedere che cosa c'era su questa anca che mi faceva un poco male. Però veramente va meglio, sto iniziando a lavorare, con il lavoro non mi dà fastidio, quindi spero giorno tra giorno lavorare meglio. Hai capito qual è l'origine dei tuoi problemi? Sì, più o meno sì, è l'anca, cioè come l'anca bloccata, mi sento un po' in quella zona, quindi stiamo lavorando per quello. Tempi di recupero? No, come ti dico, non so veramente dirti quanto tempo esattamente, però questa settimana sto lavorando bene, per la settimana prossima sino a rientrare con il gruppo quasi. Quanto ti è dispiaciuto fermarti proprio sul momento migliore per te? No, tanto, certo che tanto. Stavo bene anche fisicamente, stavo incontrando la forma, però sono cose che capitano nel calcio, uno deve stare pronto a queste cose. Ventura ha detto abbiamo lavorato soprattutto sulla testa di Rivas, ha detto finalmente sta capendo cosa fare per diventare un giocatore di calcio. Sì, l'ho parlato anche con me, lui ha cercato tanto con questo, mi parlava tanto anche adesso, sì anche io volevo lavorare e diventare importante per questa squadra. In cosa sta cambiando Rivas? Cambiando, gli atteggiamenti sono sempre quelli, uno va maturando piano piano, ma deve cercare di fare il meglio per trovarsi bene. Ti sei fatto un'idea dove può arrivare questo Bari? No, per ora sempre l'obiettivo è quello di rimanere, di rimanere in Serie A, e dopo vedremo, ci stiamo facendo molto bene, veramente stiamo facendo vedere all'Italia cosa possiamo fare. Abbiamo parlato di Salvatore Masiello e quindi comunque di Rivas la notizia buona è che sta per tornare in gruppo, quindi diciamo ha superato le difficoltà. Bisogna vedere qual è stato il vero problema. Il vero problema. Che se è l'anca ancora, se è un altro problema tipo la pubalgia di cui soffriva prima, rischia una ricaduta. Mi auguro di no, perché quest'anno è stata veramente una sorpresa. La vera sorpresa è stato Rivas. Lui è Salvatore Masiello. Proprio. Lui è Salvatore Masiello. Gazzi. E si sono fatti male tutte e due. Questa è la... 2-3 settimane fermo. Quindi insomma questa è la situazione sanitaria del Bari al momento. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, buonasera, sono Roberto da Bari. Ciao Roberto. Allora, niente, io sul discorso degli spettatori dico che la piazza è quella al momento, 15-20.000. Uh-huh. E il discorso è questo, in questi 8 anni la società e un po' tutto l'ambiente hanno fatto scappare i tifosi. Uh-huh. Io lavoro in un centro commerciale, siamo 20 sì. ragazzi, sono l'unico tifoso del Bari. Uh-huh. Mi litigo con i colleghi, con Inter, Milan... Non sei l'unico. Più... come se parlassi con un leccese. Uh-huh. Dico solo questo. Ciao e arrivederci. Vabbè, sei stato chiaro. Pubblicità, poi torniamo insieme. Succede a me.